Adesso Vale, cambiamo totalmente argomento perché ci richiamo a San Gabriele, dove il nostro Nico Centurame, che ormai possiamo dire ha preso la residenza all'interno del santuario, continua il suo approfondimento con padre Raffaele. Bentornati fratelli e sorelle in mezzo a noi. È un appuntamento settimanale che con gioia lo vogliamo vivere insieme, camminando insieme all'interno di questo ambiente che il santuario ci offre, un segno di accoglienza, un segno di memoria per rendere grato al Signore di quello che il Signore compie nella nostra vita, e di meraviglie e di grazie il Signore ne compie sempre tante, anche quando non ce ne rendiamo conto, anche quando vediamo che le cose vanno al di là della nostra vita, Lui opera, compie meraviglie, e noi dobbiamo essere eternamente grati, e la nostra vita deve essere vissuta con amore. Questo ci insegna San Gabriele. Lo vediamo in questi pannelli che in questo tempo stiamo guardando, in questi quadri dove raccontano la storia della vita di San Gabriele. L'ultima volta ci siamo soffermati al 22 agosto del 1856, quando questo giovane Francesco Possenti, questo era il nome che i genitori gli diedero nel giorno del suo battesimo, Francesco, in memoria di San Francesco di Assisi, lui ebbe un'esperienza, una locuzione interiore, Dio che si intreccia nella storia degli uomini, lui che ha vissuto l'esperienza del dolore, della sofferenza, e si trova con le ruote sgonfie, come diremmo noi oggi, si trova a vivere momenti di disagio, di difficoltà, in conflitto con se stesso, con il mondo intero, con tutto quello che vive intorno a sé. Ecco che quel giorno ebbe questa locuzione interiore dove sente la voce di Maria che gli dice di lasciar tutto, e da quel giorno in poi è come se avesse chiuso una pagina del suo libro e inizia ad aprirne una nuova. Qui in questo secondo pannello troviamo quell'attività che lui ci teneva in modo particolare, ed è l'attività dello spettacolo, del teatro, dove lui amava recitare, mettersi in mostra, mostrare il suo bell'aspetto, la sua presenza, la sua vivacità, la sua allegrezza, e quindi con grande gioia ci partecipava, ma continuamente cercava sempre di trovare la voce del Signore nel suo cuore e nella sua vita. Questo quadro ricorda quell'ultimo spettacolo che lui fece prima di dire definitivamente ciao a quella città, a Spoleto, che lo aveva visto crescere e manifestarsi. In quest'altro pannello troviamo il giorno in cui riesce a partire da casa. Il papà fa di tutto per non mandarlo via, cerca di trattenerlo in famiglia, perché è un giovane di bell'aspetto, intelligente, capace, e il papà poteva benissimo contare su di lui, guardare per il futuro della famiglia. Eppure lui ha nel suo cuore questo desiderio profondo, che è quello di trovare la verità nel suo cuore, realizzarsi nella sua vita, e quindi parte, va in ricerca, parte, coglie l'occasione della partenza del fratello che doveva andare a trovare alcuni familiari e nella zona delle Marche, e coglie l'occasione per poter partire, per poter intraprendere questo viaggio. E qui troviamo il giorno in cui a settembre riesce a consacrare la sua vita nella professione religiosa. Che cosa successe dopo quella partenza? Che lui arriva a Morrovalle, passando per Loreto, da Loreto fa un momento di preghiera alla Santa Casa di Loreto, poi va a trovare i parenti della famiglia Frisciotti, che erano originari di Civitanova Marche, e lì trova anche i cugini che lo prendono in giro perché lui sente nel suo cuore questo desiderio e lo confida
con loro. Loro lo prendono in giro, lo distolgono. Dopo da Civitanova passa a Morvalle nel convento dei Cappuccini, dove c'era lo zio, il fratello della mamma, Giovanni Frisciotti, che lo distoglie nella scelta di entrare tra i passionisti. Gli dice: tornatene a casa, stai tranquillo, la vita dei passionisti è molto dura, vedi quello dei Cappuccini com'è difficile, com'è dura, ma immagina quello dei passionisti, è peggio ancora. Ma lui non lo ascolta, sente questa voce nel cuore che lo chiama a vivere qualcosa di particolare, ed è il 9 settembre del 1856 quando riesce ad entrare in convento. Arriva lì al convento di Morrovalle dai passionisti, e quando il maestro gli dice che lo stavano aspettando e si meravigliavano perché non arrivasse, lui si gira verso il fratello e gli dice: vai per la tua strada, io sono arrivato al mio capolinea, questa sarà la mia nuova casa. Era il 22 settembre del 1857 quando riesce a emettere i voti di povertà, castità e obbedienza, scegliendo un nuovo nome, il nome di Gabriele della Dolorata. Ci siamo tutti posti: per quale motivo? Da Francesco Possenti, nome dato dai genitori, sceglie il nome di Gabriele della Dolorata. E lui, nelle varie lettere, possiamo riuscire a capire un po' il perché. Perché lui voleva essere missionario come l'arcangelo Gabriele, che fu il primo a portare l'annuncio a Maria dicendogli: tu sarai la madre del Salvatore. E della Dolorata voleva stare alla scuola di Maria, stare ai piedi della croce per contemplare quell'amore infinito che si contempla su quella croce. Ecco la scelta del nome, un programma di vita, Gabriele della Dolorata. E con quella professione gli viene, è come se nasce una nuova persona, quindi gli viene dato questo nome. Questo religioso da quel giorno in poi si chiamerà Gabriele della Dolorata. E subito si manifesta quella sua capacità, quella sua intelligenza, e lo vediamo, questo desiderio profondo che ha nel cuore è quello di cogliere ogni occasione per poter pregare, per potersi fermare, sostare in preghiera in ogni luogo che trovava. Per lui poteva essere un'occasione propizia per avvicinarsi al Signore, sentire lui la voce che gli parlava, che lo sosteneva, che lo guidava nelle scelte della sua vita. Con questo vogliamo davvero ringraziare il Signore dell'esempio di Gabriele che ci viene rivolto a ciascuno di noi, in cui noi siamo chiamati ad ascoltare la voce di Dio, siamo chiamati a mettere in pratica la voce che il Signore ci suggerisce nel nostro cuore. Perché se il Signore ci parla sicuramente per il bene, non ci guiderà per portare il male, per non usare gli altri per il nostro piacimento, ma per essere di aiuto, di sostegno degli uni verso gli altri. È l'invito che San Gabriele oggi rivolge a ciascuno di noi nelle nostre famiglie, è quello di riuscire ad ascoltare la voce di Dio e a vivere la nostra vita con il cuore, come l'ha vissuta Gabriele, che nonostante le prove, le difficoltà che la vita non gli ha negato, ma le ha dovute vivere tutte alla presenza del Signore, anche nei momenti più bui, anche nei momenti più difficili, è lì che è riuscito a trovare quella grazia che lo ha sostenuto fino a realizzare questo progetto di vita. È l'augurio che rivolgo a tutti voi di non allontanarvi mai dalla luce e dalla presenza di Dio nella vostra vita, perché riuscirete così anche voi a realizzare quel progetto che Dio ha scritto nel vostro cuore. E tante volte noi ci troviamo frustrati, ci troviamo in contraddizione con noi stessi, proprio perché non riusciamo a realizzare questo progetto che Dio ha scritto in ciascuno di noi. E come Gabriele anche noi lo possiamo fare, lo possiamo trovare. Quindi auguri, che il Signore vi benedica, vi sostiene, e pregate San Gabriele. Vedrete che come queste persone che hanno voluto portare questi oggetti di fede e devozione sono riusciti a venire qui per dire grazie, anche noi lo potremmo fare. Potremmo dire con grande gioia, con un cuore pieno, traboccante di gioia: grazie, grazie Signore. È l'augurio che rivolgo a tutti voi di dire ogni giorno, la mattina quando vi svegliate: grazie Signore.